Simone Arnettoli, ideatore di Toscanino. Ci vuole raccontare questo progetto, come nasce, da dove viene, dove vuole andare soprattutto? Bene, noi siamo ristoratori da 22 anni perché abbiamo un'azienda di catering con base in Toscana e da 10 anni anche a Milano, e convinti di essere appunto toscani e avere in mano un'eccellenza nel mondo del food, del beverage e non solo, anche con tanti altri artigiani che lavorano ogni giorno per produrre complementi per la tavola e per la cucina, abbiamo deciso di raggruppare le aziende che per noi sono le più significative e che rappresentano l'eccellenza toscana in un progetto che l'abbiamo appunto chiamato Toscanino, che vede la prima apertura fatta adesso qui a Milano in Via Melzo, vede a breve partire con delle aperture in Europa, intanto con dei partner locali, in realtà partner tutti toscani, ma che svilupperanno con noi il progetto. E il progetto parla di eccellenza toscana, quindi abbiamo selezionato 150 aziende nel mondo del food, del beverage, delle ceramiche di Montelupo, dei vetri di Empoli, dei coltelli di Scarperia, eccetera eccetera. Noi da ristoratori abbiamo fatto la parte poi di messa a punto del nostro menù toscano, pensato come un menù che fosse un menù di casa, quindi il nostro locale è pensato come se fosse una bella casa toscana, che non fosse un ristorante, non fosse una gastronomia, ma una casa accogliente, dove chi viene da Toscanino si deve appunto sentire a casa, deve trovare delle pietanze fatte in maniera semplice, fatte dalla massaia toscana, con dei prodotti con la materia prima d'eccellenza, abbinati a tutta una serie di condimenti sempre eccellenti, e senza togliere niente alla ristorazione più moderna, piena di decorazioni pennellate, eccetera eccetera, ma noi invece vogliamo rappresentare la cucina tradizionale. Una parte importante ce l'ha in questo caso la bistecca alla fiorentina, perché chiaramente da Toscana alla Fiorentina non poteva mancare, e poi tutto il resto delle pietanze tradizionali. C'è la toscana tradizionale del food and beverage, ma vedo che c'è anche una toscana diversa, quella della mixability. Assolutamente, una parte importante l'abbiamo dedicata all'American Bar, quindi crediamo molto nell'aperitivo abbinato a tutto il mondo delle pietanze, quindi partendo dall'aperitivo con l'abbinamento del nostro mondo dei salumi, dei formaggi, dei taglieri, ma poi sviluppato anche a tavola in abbinamento alle pietanze. Tante cocktail seguiti appunto da questo gruppo di barman italiani, si chiama Mixology, che seguono il menù, che seguono la stagionalità del menù, quindi anche il menù varia in base alla stagione con le pietanze, e spesso si fa abbinamento di un cocktail, spesso a base di vino rosso, di vino bianco, abbinata alle pietanze della tradizione toscana.